Prosegue senza sosta la caccia al pirata della strada che nella notte tra domenica e lunedì ha travolto e ucciso Massimiliano Benigno a Campi Bisenzio. Il cadavere del 47enne è stato ritrovato qualche ora più tardi in via Chiella, un tratto rettilineo non troppo illuminato dove le abitazioni si diradano. Carabinieri e polizia municipale stanno cercando di risalire all'identità dell'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Il punto in cui è avvenuto l'incidente mortale, non lontano dall'abitazione di Benigno dove l'uomo viveva con la madre, non è sorvegliato dalle telecamere, tuttavia ce ne sono diverse sul tragitto che potrebbe aver compiuto la vettura pirata sia prima dell'impatto che dopo sul percorso della fuga. Particolari questi che insieme ai segni di una sgommata e pezzi di plastica probabilmente del paraurti potrebbero suggerire all'automobilista di costituirsi per alleggerire la sua posizione processuale oltre che la propria coscienza. In procura è già stato aperto un fascicolo contro ignoti con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. È stato lasciato morire sulla strada, anche gli animali si soccorrono, si è sfogato così il fratello Antonino, ricordando il sorriso sempre oltre tutte le difficoltà di Benigno, che a Campi Bisenzio era riconosciuto come una bonaria istituzione da tutti.